11 minuti, volata finale con il nostro Claudio Gambaro, giornalista musicale. Stiamo giocando un po' con lui, poi prima della chiusura della puntata parleremo ancora un attimo del Festival di Sanremo e della sua classifica finale. Allora Camilla, via via veloce, fammi vedere chi abbiamo. Subito, subito, subito. I 70 Il anni, grande Vasco, dovevamo, il grande Vasco. Qui aveva un po' lui, meno di 70, qui, questo guarda, era il tour di Liberi Liberi, Lì secondo me. addirittura ti ricordi Quindi anche. parliamo dell'89, sì. Beh, Vasco ha calcato il palco dell'Ariston nell'82 con Vado al Massimo, è tornato nell'83 con Vita Spericolata e credo sia tornato anche... Però era arrivato ultimo, se non Ma sbaglio, sì, no? ma per dire, anche quest'anno Anna Mena è arrivata ultima, però è una delle artiste più programmate in rotazione radiofonica. Ma probabilmente, forse ti porta anche fortuna arrivare ultimo, non lo so, se poi c'hai la fortuna... Tra Vasco Rossi e Anna Mena c'è un abisso, per carità. Assolutamente. Vasco è Vasco. Comunque Vasco è Vasco, auguri ai suoi 70 auguri anni. 70 anni fatti adesso, va febbraio. Bene. Sì. Andiamo avanti, Camilla, grazie. Beh, questo te l'ho voluto mettere perché Rino Gaetano c'è di più che soltanto un chansonnier, vero Sì, o no? sì. Lui ha cominciato con Vincenzo, il famoso Vincenzo, io ti ammazzerò, di Ammazzerò. Alberto Fortis. Bravo. Fu il suo produttore per tanti anni. Andò a Sanremo nel 78 con Anna Oxa, con i Mattia Bazar, vinsero i Mattia Bazar, però lui portò Gianna, che fu la Gianna. canzone che Senti, poi posso per dire, tutta sei d'accordo con l'estate. me, anche lui dimenticato quasi o poco Dimenticato ricordato? un po' più ricordato negli ultimi anni con le fiction, con Sì, è vero. delle cover importanti fatte anche da artisti importanti. E Rino Gaetano, fortunatamente, lo stiamo ricordando un po' di più. Un grande, un grandissimo. Assolutamente. Andiamo avanti, Camilla. Beh, il Lucio Lucio Nazionale. Dalla, anche lui è passato attraverso l'Ariston negli anni 70, è ritornato come ospite, ha portato canzoni importanti, una su tutte Piazza Piazza Grande. Grande, mamma mia, 4 marzo, 9. Senti, 43. trovami solo un aggettivo per ognuno. Un aggettivo veloce per il Lucio? Lucio geniale come il titolo di un suo Geniale, disco, geniale. Mi va quello bene, è geniale. Basta, andiamo sicuro. avanti. Grazie, Camilla, veloci come il vento. Ecco, questa attenzione, è ovvio che Claudio la conosce benissimo, Certo. ma non in tanti se la ricordano, dotata di una voce meravigliosa, anch'essa aveva avuto la fortuna negli anni 85-86 di intervistarla quando era all'apice. Prego, prego, Claudio. Rossana Casale, delicata, una donna che del jazz è riuscita a farne anche un qualcosa di commerciale. Mi confermi, aveva fatto un duetto anche con Mike Francis, giusto? Sì, con Francesco Puccioni. Puccioni, bravo. Nel suo primo album, fatto di duetti, c'è anche un duetto Ho con detto Mike qualcosa di Francis. sbagliato, voce naturale meravigliosa. Assolutamente. Lei ha cominciato proprio come corista con Alberto Fortis, tra l'altro, e ha portato Brividi a Bravo, Sanremo. bravissima. Sdoganata anche un po' verso il jazz, Eh perché beh era sì, aveva dotata fatto di... un disco dal titolo Incoerente Jazz nell'88, se Vedi non che non sono sbaglio. bravo come te, ma qualcosa Poi ricordo è ovvio, la anch'io. Polygram, Se l'è. insomma, se l'è virata un po' verso la canzone Va bene. commerciale, però è riuscita a Un rimanere aggettivo velocissimo su Rossana Casale. delicata. Delicata, Sì, hai sì. detto bene. Andiamo avanti. Grazie, Camilla. Vedrai che Camilla ne mette poi una delle sue, perché lo so. Vabbè, Claudio Nazionale. Allora, Claudio Baglioni, Tanto l'aggettivo? beh, ma lui è un professionista, lui è un grande comunque perché ha portato anche delle edizioni sue personali Sì, del peccato che come festival. presentatore al Però, festival. ecco, infatti, come io lo avrei visto benissimo come direttore Bravo. artistico, avrei lasciato presentare a qualcun Eh sì, altro, eh sì, un eh sì. altro uomo del 51 che ha varcato i 70 anni, eh. Madonna, e li porta da Dio. Andiamo avanti, grazie Camilla, veloce, veloce. Ecco, questo l'ho voluto mettere perché io ci sono molto legato a questa persona, al di là dei trascorsi proprio a Sanremo, perse la vita. Sì, lui beh, Luigi Tenco. fece quel festival del 67 dove si presume si sia tolto la vita Sì, perché ci perché anche lì sono c'è tutto un ancora degli mistero, eh? aloni Vero, di vero, vero. mistero. Vedevo una testimonianza di Caterina Caselli molto, molto toccante ieri sera, credo, in merito a Luigi Tenco, fecero lo stesso Sanremo e ci fu poi questa notizia che Sembra che arrivò. poi lui fosse innamorato di Dalida, no? C'era tutta E questa c'era cosa questa storia dietro, la incredibile, storia. lui è uno dei nostri e Ah, della ecco. scuola genovese che insieme a Bruno Lauzi, De André, eccetera, Ma hai si trovato ritrovavano. l'aggettivo ancora non me l'hai detto? E Luigi Tenco, beh, è lui molto fragile, Fragile. secondo Ci sta.
Andiamo avanti, il Lucio Battista. Lucio Battista è un altro Lucio ed è un altro geniale, perdonami se mi ripeto, però Lucio, quella copertina è del suo disco in inglese, okay. Quell'esperimento che la, che fece anche la numero uno di Mogol Battisti fece appunto per tentare di così mandarlo anche in orbita. Lui, da un giorno all'altro decise di abbandonare le scene. Lui fece delle scelte ancora più strane perché andò alla TV svizzera a fare delle apparizioni televisive quando in Italia già non si vedeva più, poi fece i dischi con Pasquale Pannella, dischi molto sperimentali negli anni 90, andando contro tutte le regole. Contro tutte le regole. Sì. Allora Camilla, mi trovi quello che a te piace molto molto poi dopo di lui, perché so che te l'ho messo apposta, eccolo, parlami bene perché c'è Camilla in regia che è innamorata di questo fanciullo. Cosa possiamo dire del Lorenzo? Stai andando forte, apri tutte le porte. Lui è riuscito a scrivere questa canzone per Gianni Morandi, ha un'energia pazzesca, l'ha trasmessa Gianni, mamma mia. Si è impossessato. Pur avendo anche lui mica più 20 anni. Lui ha 56 anni, quindi 20 in meno del Gianni nazionale. Però anche Lorenzo è partito da un rap molto sempliciotto, no? Creato dalla scuderia di Cecchetto negli anni 80 e poi ha trovato la sua dimensione con la Tribù che balla, con L'ombelico del mondo. E poi posso dirti una cosa, ogni filmato, ogni clip dei suoi pezzi sono geniali, sono sempre articolati, lavorati, pensati e studiati, veramente belli belli. Sì, e tra l'altro ha pensato e studiato bene anche il tour che ripartirà, il Jova Beach Party. Me l'ha già detto la Camilla, mi ha fatto una testa così, guarda, infatti. Anzi, Albenga, va bene. E saremo tutti là, ovviamente. Sì. Allora, velocemente, ancora un paio, uno, due, velocemente, grazie Camilla. Ecco, e Ramazzotti, ti posso dire che io è una vita che non lo sento più, o sbaglio? Allora, Erso Ramazzotti, sì, si deve essere preso una pausa di riflessione, sì. Lui è partito da Sanremo, anche lui, ce lo ricordiamo tutti, era l'84, Pippo Baudo presentava quel festival purtroppo in playback perché c'erano dei concorrenti meravigliosi, lui cantò Terra Promessa e l'anno dopo passò di diritto nei big con Una storia importante, se non sbaglio. Va bene, avanti ancora uno, Camilla, grazie, vediamo chi abbiamo in... Ecco, Gianni l'abbiamo voluto mettere perché veramente un uomo di oltre 70 e passi anni, il duetto che ha fatto con Jovanotti è stato una roba impressionante. Pensa c'è chi dice che insomma forse Amadeus abbia un po'... Sai, anche Donatella Rettore aveva chiesto di portare nella serata dei duetti la sua kamikaze rock and roll Suicide. Sì. Però non gliel'hanno permesso, hanno preferito darle il pezzo di Caterina Caselli, sua ex discografica, certo, tra l'altro. Certo. Gianni negli anni 70 ha avuto un periodo bruttino perché era dimenticato totalmente, vero. E si era ritrovato a fare il presentatore in televisione, è ritornato poi alla grande graduatamente negli anni 80 fino alla vittoria con Morandi, Ruggeri e Pozzi. Senza dimenticare che è un Highlander, questo ha rischiato di morire nella fascia piena di fuoco, una roba incredibile. Esatto, è salito sul palco con le mani, pazzesco. Se l'è distrutto, insomma, però è un'icona anche lui, è un personaggio che devo dire... Non può mancare, Sì, 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 è riuscito a uscire dal personaggio anni 60, vero, che vero, è importante. Bravo, si è assolutamente reinventato, è soprattutto vero, è riuscito. È vero. Allora, ultima foto e poi basta perché ci dobbiamo chiudere. Ecco, abbiamo poi voluto arrivare un po' agli estremi, no? Dal Gianni arriviamo a Sfera e Basta, che rappresenta una parte naturalmente di quella tipologia di musica, rap, trap, che va per la maggiore adesso. Allora, Sfera e Basta è un personaggio che si sta rivelando piano piano con dei singoli, perché lui è un personaggio più da singolo che da album. Okay. E non riusciamo ancora a capire dove voglia parare. Okay. Mentre Achille Lauro, secondo me, una stradina la sta tracciando. Lui, secondo me, è ancora un po' lì in stand-by. Non si capisce il pubblico che cosa vuole, forse neanche lui. Però magari è un ragazzo che... Allora, si farà. Ultimi 40 secondi, attenzione, questo si farà non è proprio da non prendere sempre alla lettera. Senti, la classifica finale di Sanremo ti è piaciuta, giusta, non giusta? Anche al netto poi di che cos'è l'Euro Festival Contest? Sì, diciamo che la vittoria era abbastanza scontata, okay. Nel senso che poi il pubblico da casa che vota attraverso i messaggini è il pubblico più giovane, quindi un terzo posto per Gianni Morandi, tanta roba. Tanta roba. Tanta roba. Elisa, seconda
posizione dopo 21 anni dalla sua ultima vittoria. E Mahmoud vince Mahmoud un'altra volta. Blanco che ricordo verrà anche a Genova. 24 di giugno al Parco degli Erzelli. Secondo me loro si sono posizionati nella giusta... No, ma dico, Mahmoud è già la seconda volta, una volta come solista, una volta in coppia, sì, sì, è vero. Però probabilmente questo è il suo percorso discografico. Il suo momento. Però devo dire che, essendo io comunque un radiofonico in rotazione radiofonica, abbiamo la rappresentante di lista, abbiamo Arcomi con Insuperabile, abbiamo anche la Rettore con Dito nella Piaga, con la loro chimica, e Irama che è, teniamolo d'occhio perché sto ragazzino è un cantautore niente male che sta facendo delle belle cose. Grazie all'amico e collega giornalista musicale Claudio Gambaro, che potete anche ascoltarlo spesso e volentieri su Radio Sanremo, mi sembra giusto ricordarlo, poi sempre in giro a intervistare milioni di persone. Complimenti davvero per l'ottimo lavoro che stai facendo. Grazie Franco, Claudio. Grazie. E adesso rimani ancora due istanti con noi siamo arrivati alla fine, è stata una bella puntata di Teniamoci Compagnia, ma non perché l'ho fatta io, perché abbiamo avuto tanti ospiti e tanti argomenti, come al solito anche le politiche sociali non sono mancate. Io vi auguro un buon weekend e ringrazio tutti voi, ringrazio Camilla Bonacchi in regia, ci vediamo la prossima settimana e mi raccomando, come dico sempre, usiamo la testa. Arrivederci e buon proseguimento.